mettere in rete le eccellenze locali e territoriali e inserirle nella Casa delle Culture. E l'appello rilanciato ieri a Sulmona dal vicepresidente della Fondazione Carispac, Mimmo Taglieri, in occasione della presentazione della quarta edizione del Premio Nazionale Pratola. Le associazioni si devono ritrovare e fare rete per recitare il loro ruolo e far sentire la loro voce nei confronti delle istituzioni, ha spiegato il vicepresidente della Fondazione. Taglieri ha scattato una fotografia sul territorio e ha fatto notare che di questi tempi ci troviamo in una realtà dove i comuni fanno fatica a finanziare le associazioni e la provincia è impossibilitata. Il vicepresidente della fondazione non ha usato mezzi termini per stuzzicare ancora una volta la regione Abruzzo, che, ha rimarcato, deve attenzionare le manifestazioni del territorio. Non è possibile, tuona Taglieri, che tutto ciò che si fa all'Aquila viene finanziato e quello che si fa a Sulmona no. La regione deve essere quella che deve attenzionare queste iniziative, deve capire quali sono quelle più importanti e le deve finanziare. Non può essere che ci sono delle iniziative che riguardano l'Aquila e vengono finanziate e quelle che riguardano Sulmona non vengono prese nella dovuta considerazione. Siamo arrivati ad un punto, ha aggiunto il vicepresidente della Fondazione Carispac, dove tutto va avanti per puro volontariato. Per Mimmo Taglieri è giunto il momento di fare questione anche intorno alle eccellenze territoriali per recitare un ruolo comune. La costituzione di questa Casa delle Culture, dove noi oggi siamo in grado, per averle attenzionate, di metterci le eccellenze di questa realtà locale e comprensoriale. Lì le associazioni si possono ritrovare, possono fare rete e possono levare una voce molto importante nei confronti delle istituzioni.